testa sperimentale, Piero Manzoni nacque il 13 luglio del 1933 a Soncino, in provincia di Cremona. Trascorse la sua infanzia a Milano, passando le vacanze estive ad Albisola alla Marina, in Liguria. Qui il giovane artista ebbe modo di conoscere Lucio Fontana, il fondatore dello spazialismo, amico della sua famiglia. Appartenente a una famiglia aristocratica, fu un artista sostanzialmente autodidatta, nonostante avesse studiato a Brera per un breve periodo. Il debutto di Manzoni avvenne nel 1956 alla quarta fiera mercato del Castello Sforzesco di Soncino. L'anno seguente partecipò alla mostra Arte Nucleare, organizzata dalla Galleria San Fedele di Milano. Fino al 1956 dipinse in modo tradizionale, per poi passare ad opere avanguardistiche. Nel 1957 cominciò a produrre achrome, texture pittoriche in bianco influenzate da Burri e Klein. Queste estese superfici sono impregnate di colla e caolino, un'argilla bianca usata per produrre ceramiche. Insieme a Lucio Fontana e ad Enrico Bai espose nel 1958, iniziando poi una collaborazione coi pittori Enrico Castellani e Agostino Bonalumi. Nel 1959 creò la rivista Azimut e l'omonima Galleria d'Arte. Manzoni in questi anni maturò uno stile sempre più radicale. Dal 1959 ideò una serie di lavori ed eventi provocatori, come corpi di persone firmati e definiti opere d'arte, oppure barattoli pieni dei suoi stessi escrementi. Realizzò anche una serie di linee inserite in contenitori cilindrici, di cui la più lunga, 7200 metri, venne tracciata in una tipografia in Danimarca. Realizzate in 90 esemplari, le scatolette di merda d'artista sono il più classico esempio di scandalo artistico dopo il ready-made Fontana di Duchamp, un orinatoio rovesciato proposto come una scultura. Sull'etichetta si legge in tre lingue: merda d'artista, contenuto netto grammi 30, conservata al naturale, prodotta ed inscatolata nel maggio 1961. Ma fu alla Galleria Azimut di Milano in cui Piero Manzoni propose, il 21 luglio del 1960, una delle sue performance più celebri, la consumazione dell'arte dinamica del pubblico, divorare l'arte. L'artista firmò con l'impronta del pollice alcune uova sode che vennero poi mangiate in loco dal pubblico partecipante. Piero Manzoni detiene anche un record imbattibile, ha creato la scultura più grande del mondo, l'ha fatta con un'operazione concettuale tanto semplice quanto geniale. Nella piccola città danese di Herning ha realizzato una base cubica in acciaio, l'ha posata sul prato con un'iscrizione al contrario che la trasforma come il piedistallo della terra, divenuta una scultura. Usando le armi dello humor e muovendosi sul registro del grottesco e della caricatura, Manzoni delegittima l'arte intesa come oggetto di mercato e, di conseguenza, come valore capitalistico. Tenta di rompere definitivamente il rapporto opera, firma, valore, cercando di farci intendere come ogni operazione artistica sia di per sé mistificatoria. Oggi Piero Manzoni è ricordato come uno dei precursori dell'arte povera e dell'arte concettuale, un protagonista dell'avanguardia internazionale. La sua corsa geniale e sfrenata attraverso provocazioni e follie si interruppe il 6 febbraio 1963, quando l'artista morì trentenne di infarto nel suo studio a Milano. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!